la 23ª edizione del Salone del Libro di Torino. Allora, i particolari ce li racconta la nostra inviata Maria Barresi. Un lingotto d'oro quest'anno a Torino, il centro congressi insignito del 23° Salone Internazionale del Libro, che ha chiuso con il premio alla carriera lo scrittore israeliano Amos Oz, e un bilancio da record. Più del 20% le vendite, con punte del 40% in controtendenza rispetto al mercato del libro di gennaio. Sorprende la Calabria con nuovi e giovani editori e numeri che al salone stupiscono. Oltre 315.000 i visitatori complessivi, il massimo mai realizzato in due decenni, di cui il 60% donne, per l'edizione dedicata all'India. Fra i protagonisti d'eccezione, Pal Sampatta, autrice del Sari Rosa contro la violenza alle donne. Invece povertà e ignoranza, c'è violenza. E grazie a movimenti come il nostro, in India c'è più rispetto per le donne. La violenza alle donne nasce molto spesso, ahimè, da un senso di inferiorità ma non manifestato ma annidato negli uomini. A Torino grande spazio anche all'innovazione, ma principe rimane il libro di carta. Appuntamento all'edizione 2011, il paese ospite sarà la Russia. Risultati allarmanti dall'osservatorio della Camorra.